Quest'anno abbiamo 29 espositori, abbiamo una gara cosplayer, abbiamo youtuber che arrivano un po' da tutta Italia, poi di Teramo c'è Dell'Imello, abbiamo ospite quest'ar Carmine Giandomenico che fa parte anche attiva dell'organizzazione praticamente. Sono 28 anni che facciamo questa manifestazione, siamo ripartiti dopo 2 anni di pandemia, speriamo che si possa continuare. Ecco. Oltre di tutto l'associazione culturale Amici del Fumetto ha proposto un set di cartoline a tiratura limitata di Diabolic che compie 60 anni di vita editoriale, in cui sarà apposto anche un annullo filatelico da parte delle Poste Italiane che abbiamo realizzato. Sabato 7 alle 17 ci sarà un incontro che gestirò all'interno della fiera di intrattenimento Trama Comics, che tratterà il tempo nel fumetto, spiegare alle persone che vorranno venire a questo incontro che il fumetto è un linguaggio di dattilografia del tempo, di come viene gestito il tempo, di come racconta il tempo, e saranno ospiti Andrea San Giovanni, professore universitario che ha usato appunto il media fumetto per raccontare tutto ciò che è accaduto nel passato, nella storia italiana. Ci sarà Francesco Colapella che sta presentando qui durante l'evento del Teramo Comics una mostra dedicata a Freddie Mercury, quindi il suo rapporto con la musica. E in più Ermanno Di Nicola che è un animatore 3D che ha collaborato al montaggio sequenziale dell'ultimo videoclip di Claudio Baglioni, Uomo di Varietà.